Traumi del runner. Questa sera parliamo di un argomento che mi interessa particolarmente per due cose. Uno perché sono fisioterapista, due perché sono tornato ad essere un runner. E lo faccio con il mio amico, nonché grande esperto, nonché collega, Marcello Riccomini. Ciao Buonasera, Marcello, buonasera. bentornato. Allora, traumi Allora, del runner, ne conosciamo di tantissimi io sono e tanti, ce l'abbiamo te. avuti, Esatto, tra ce quelli l'abbiamo avuti personali tanti. e quelli che abbiamo Quindi, curato, ne abbiamo veramente tanti. diciamo, principalmente abbiamo traumi che riguardano il comparto delle ginocchia, Assolutamente, delle comparto particolare, le anche, anche. delle caviglie, quindi comparto in modo particolare delle articolazioni Assolutamente. degli arti inferiori. Io ci aggiungerei anche la colonna vertebrale e la perché sì, il la colonna. sovraccarico, soprattutto quando si fanno lunghe Quando si fanno lunghe distanze, distanze è sovraccarico. mezza maratona e maratona Si può ovviare un pochino mettendo delle scarpe appropriate, perché spesso ci sono persone che non hanno, oppure sono scariche, il gel, quindi si può ovviare da questo punto di vista. Però Sulle scarpe, una piccola precisazione da parte tua sarebbe importante. Quando vanno cambiate? Perché poi sono diversi tipi di scarpe, perché a volte noi corriamo con delle scarpe non adatte, quindi ci servono anche delle indicazioni precise, no? Cioè, se fai lunghe distanze ti serve una scarpa protettiva certo. e che deve Lunga durare distanza, un po'. poi dipende anche molto dal peso. No, dipende Dipende dal dal peso, peso da come è fatta la e scarpa. per correre non bisogna essere Non pesanti. bisogna, in teoria non Non bisogna essere bisogna essere mai pesanti, in sovrappeso. però lo fanno perché comunque la corsa è Certo. una cosa naturale, per cui il peso è importante, quindi anche la scarpa da quel punto di vista è importante. Ci sono adesso, ti fanno addirittura la La visura, la valutazione, certo. valutazione di come metti e appoggi la gamba in modo che così non scarichi meglio il Certo. peso. E comunque le scarpe vanno cambiate, ma io dico dopo un certo numero di chilometri, tipo non più di 1.000, che sono tanti già, Sono cioè non più di tantissime. 1.000, nel senso che E poi dipende il tipo di almeno, percorso che fai. sì, almeno 700 km si può 700 credo che fare, sia siano. la cosa giusta. Poi è chiaro, ci sono scarpe che possono durare di più, perché adesso le fanno anche molto più leggere, quindi si sopportano meglio. Però dipende sempre appunto dal gel dentro. Spesso, ecco, ricordatevi una cosa importante: il gel si deteriora. Anche se Certo. io vado a prendere una scarpa nuova, ma magari è stata fatta 3-4 anni fa, il gel è possibile che non sia più lo Certo, stesso. abbia scaricato poi E ovviamente quindi si il sia diminuito. E quindi battistrada. alla fine diciamo, come questa scarpa è buona, ma in realtà non lo è perché il gel Stava lì si in magazzino da tempo e è quindi stato al poteva essere magazzino da tempo. funzionale. Quindi è importante anche questo. Le patologie possiamo identificarle come in genere, a parte quelli da caduta, da Vabbè, traumi, così, parte ma da caduta. sono patologie da sovraccarico, cioè quindi Sovraccarichi, uso. quindi parecchi chilometri, oppure fatte anche in velocità, dipende anche quello. Esatto. Specialmente il comparto, diciamo, dei legamenti delle ginocchia e caviglie, quello dipende un po' dal Qui vediamo in momento. questo filmato che ci sta Questo mandando il nostro vedete il regista piede il percorso. che tipo Vediamo. di la caviglia fa, non solo, ma poi viene trasmesso, come sapete benissimo, verso l'alto. E quindi, e qui abbiamo le patologie che poi riguardano, come dicevi, la colonna. Il ginocchio è quello che, diciamo, ne soffre anche un È po' di quello che più. soffre di più, È quello perché che soffre un poi. po' di più. Caviglia e ginocchio è quello che soffre un po' di più perché devono ammortizzare il peso. Si vede benissimo anche qua come spinge la gamba. E naturalmente tendiniti, tendinosinoviti, infiammazioni dei muscoli. E dei Assolutamente. tendini, dei muscoli che fanno fare il movimento, e spesso abbiamo delle contratture, no? Contratture che poi possono diventare A volte degli diventa poi, stiramenti e degli strappi alla fine. se si eccede, soprattutto Se chi si fa velocità eccede, in pista è sì. facile, se si arriva affaticati si può. Sì, dipende dalla falcata, ma comunque in pista abbiamo più problematiche, diciamo, rispetto dell'allungamento del muscolo, no? Assolutamente in elongazione, quindi in allungamento. Ovviamente entriamo nel nostro campo più Sì. specifico, come li curiamo i traumi? Come li curiamo? Beh, sicuramente non fermandosi. Cioè, E questa questo è già il primo è dato una mia importante, interpretazione, scusate. Certo, che io condivido appieno. se uno si è rotto un osso oppure una frattura, è chiaro che si deve fermare. Però Assolutamente. normalmente io preferisco sempre che facciano un movimento, ma un movimento chiaramente non Controllato, di gestito. controllato e non come si dice, adesso non mi viene la parola,
In piedi, cioè sottocarico. Sottocarico, ecco, okay. Non sottocarico. Quindi sempre in movimento per aiutare l'ossigenazione della zona, certo, che è traumatizzata. E poi si può intervenire con massaggio, si può intervenire con la teca, si può intervenire laser. Insomma, ci sono diverse terapie. Io uso specialmente per... con un dottore che conosco, e fare l'elettroagopuntura. Okay. L'elettroagopuntura, si mettono i due aghi tra la ferita, in questo caso si parla di stiramento. È un po' tipo lo sciazzo. Tipo sciazzo, sì, proprio. E si fa passare le correnti. Da qui si dà un input ai muscoli di riattivarsi, quindi di cicatrizzare la ferita. La rieducazione in acqua, come la vedi? Senz'altro, buono. Anche perché ci permette di, no? Non solo, anche il nuoto ci permette, certo, di mantenere una condizione aerobica e di curare ovviamente in assenza di carico. La rieducazione in acqua è importante, ma non soltanto per la rieducazione. Io direi anche per chi corre, certo, non gli fa male andare ogni tanto a fare, se è possibile, fare del nuoto, perché il nuoto rilassa un po' la muscolatura, ci permette di allungare ancora di più e quindi di controllare meglio i movimenti. E poi, fondamentale ad esempio, l'utilizzo del ghiaccio. Ghiaccio, appena sì. Anche a livello, per gli Stati Uniti si usa molto, no? A livello preventivo il ghiaccio, proprio anche dopo l'allenamento, indipendentemente dall'avere o meno dolori, infiammazioni o d'altro, il ghiaccio viene sempre molto utilizzato. Il ghiaccio è tenuto. Io sul ghiaccio è un po' difficile perché ci dovrebbe avere la famosa macchinetta per il ghiaccio e cose del genere, quindi non tutti ce l'hanno, anche perché secondo me la rieducazione, oltre dal nostro input, deve essere fatta anche a casa, no? Quindi questi piccoli movimenti di io li chiamerei ginnastica posturale proprio, possono aiutare al riequilibrio. E poi per le articolazioni, un altro consiglio che forse possiamo dare è sicuramente, ad esempio, il migliorare la coordinazione, quindi gli esercizi di propriocezione. Quello però non è facile, perché spesso le persone sono un po' scoordinate, quindi riportano nella corsa anche il loro modo di essere, per cui i traumi si accentuano in questo senso. Però io mi ricordo che quando correvamo insieme c'erano lo scarico che si faceva a fine allenamento, ti ricordi, no? Andavamo in palestra e tu ci facevi fare questo scarico così, ma poi c'era anche a livello preventivo, ti ricordi che facevamo fare quegli esercizi di coordinazione proprio per prevenire i traumi, perché se corri male, se appoggi male il piede, ovviamente tutta la struttura articolare ne soffre, quindi posturalmente l'importante è correggere la postura, se si riesce a correggere la postura. Non sempre gli insegnanti di posturale sono d'accordo con chi corre, no? Perché chiaramente chi corre può traumatizzare di più. Però se ci fosse un minimo di attenzione anche per quello, perché io siccome sto in mezzo, no? Le vie di mezzo tra insegnanti, almeno in tre, quattro discipline, quindi devo cercare di usare quella che più conviene comunque, sì. Certo, assolutamente. Bene, Marcello, grazie. Credo che un po' di consigli li abbiamo dati ai nostri cari telespettatori. Adesso avremo meno infortuni, quindi noi lavoreremo un po' di meno, forse. Però potremmo lavorare di più sulla prevenzione. Potremmo lavorare sulla prevenzione, che secondo me prevenire è sempre meglio che curare. Grazie ancora di essere stato con noi, Marcello. Sport e Medicina ti aspetta sempre qui, ormai sei di casa. Grazie. E i nostri telespettatori sono sicuro che ci aspettano per altri consigli, per altre informazioni, soprattutto quando si tratta di fare attività fisica. Okay. Grazie ancora, grazie. Buonasera. Vi ricordo sempre lunedì, venerdì 20:45 Sport e Medicina TV e il sabato Sport e Medicina TV Extended alle 20:30. Un caro saluto a tutti quanti. We'll be right back.